Tra i titoli di lancio di PlayStation 4, Knack è stata la prima esclusiva presentata, eppure ha catturato l'attenzione di ben pochi. Chi però conosce un po' l'industria è balzato leggermente sulla sedia davanti alla comparsa di Mark Cerny. Il buon ingegnere ha infatti lavorato su alcuni titoli leggendari nella sua carriera come designer e programmatore, tra cui il primo Spyro o i Crash. Con un pedigree del genere alle spalle del director, era lecito aspettarsi un piccolo gioiello. Poi il gioco è finalmente arrivato tra le nostre mani e mamma che cantonata che abbiamo preso! Lasciate ogni speranza a voi che entrate, perché questo titolo è un girone dell'inferno dello sviluppo videoludico da cui sarebbe il caso di scappare a gambe levate. Iniziamo! Vai piano, amico mio. Ce la farai. Cominciamo il nostro crudele viaggio dalla trama, considerando che nemmeno in questo aspetto il lavoro di Sony Computer Entertainment Japan Studio riesce a sorprendere. Knack inizia in una situazione piuttosto delicata per l'umanità, in pieno conflitto armato con l'aggressiva razza dei Goblin, improvvisamente venuta in possesso di armi tecnologicamente molto avanzate, senza ragione apparente. Con una minaccia sempre più presente alle porte, viene indetto un consiglio per trovare una rapida soluzione al problema, e qui entra in gioco Knack, un costrutto creato da un pasciuto professore con la passione per le antiche reliquie, riuscito a donare la vita a dei misteriosi reperti dopo aver scoperto una sfera dorata ricolma di energia in una caverna. Anche se poco più alto di un neonato, il nostro protagonista è in realtà una poderosa macchina da guerra, capace di crescere a dismisura assorbendo i reperti sparsi per il mondo di gioco. Riesce pertanto a conquistare subito tutti con i suoi poteri e viene spedito ad eliminare la minaccia verde. La premessa non è male e si amplia inserendo altri antagonisti nell'insieme. Tuttavia non viene sfruttata a dovere, risultando in sapore, popolata da personaggi inutili e caratterizzati male e priva del benché minimo carisma. In particolare abbiamo trovato fastidiose le continue cutscene, che non fanno altro che mostrare Knack mentre compie azioni per le quali una scena animata era completamente inutile, o danno il via a intelligentissime conversazioni ove gli interlocutori dicono ovvietà a raffica. Il problema grave è che questo spreco di potenziale non lo noterete solo nella narrativa, ma in ogni singolo elemento della produzione Sony. Preso in mano il pad, infatti, verrete introdotti al sistema di gioco tramite un semplice primo atto, con la tipica funzione di tutorial. Si tratta di una serie di stanze e corridoi, popolate da nemici, trappole, qualche piattaforma mobile e una manciata di proiettili da schivare. Accettabile come inizio, e abbastanza vario da lasciar pensare una notevole evoluzione nelle fasi successive. Peccato che questa evoluzione non arrivi, mai. Ogni singolo livello in Knack è strutturato in questo modo, corridoio, piazzola ripiena di nemici da eliminare, corridoio, altra piazzola, e via così fino al boss di fine quadro. È un'infinita serie lineare di scontri, intervallata da qualche ostacolo o piattaforma e da sezioni alternative in cui l'originalità non è pervenuta. Non esageriamo, ogni singolo momento che in Knack potrebbe dare il via a una situazione un po' diversa dal solito viene ignorato, ogni fattore capace di offrire un po' di brio non viene sfruttato. Il protagonista può crescere a dismisura raccogliendo reperti, ma il suo ingrandimento porterà solo ad affrontare nemici più grossi. È capace di assorbire pezzi di ghiaccio allo stesso modo, ma non farà altro che crescere con un limite di tempo prima dello scioglimento, e così via, con cristalli che si limiteranno a renderlo invisibile ai sensori laser e fasi stealth ridicole, dove aggirare il nemico è talmente facile da sembrare quasi una giunta scherzosa. Credete di poter usare il legame di Knack con gli artefatti per risolvere certi enigmi o controllare oggetti a distanza in modi interessanti? Non accadrà. Vi aspettate metodi inusuali per sfruttare gli elementi con cui il costrutto può fondersi? Non li vedrete. Nisba, nada, niente. Knack a livello di game design è un deserto sconfinato e secco come un cadavere al sole. La scusante in questo caso potrebbe essere il solito ma è un gioco per bambini. Tuttavia Knack non può ripararsi dalle critiche nemmeno dietro la barriera dell'accessibilità, perché non si tratta di un titolo facile, tutt'altro. Già, non siamo davanti a un gioco dove sbattere la faccia contro il pad porta a un rapido superamento delle sezioni. Qui si muore in un paio di colpi, e il calcolo insensato di meccaniche e livello di sfida rende l'opera di Cerny improponibile per i più piccoli. Vediamo di spiegarvi un po' meglio perché il combat system di Knack è un fallimento su tutta la linea. Il nostro può utilizzare singoli attacchi corpo a corpo dal buon raggio, con il salto come sostitutivo, perché gli avversari non colpiscono quasi mai in aria. Ci si ritrova dunque a dover saltellare in giro o ad assaltare senza pietà goblin e macchine nemiche mentre sono indifese, perché basta un momento di pausa o una schivata nel punto sbagliato per vedere i reperti di Knack buttati al vento. Non è certo solo la schivata mal congegnata a dimostrare come il gameplay sia mal fatto. La difficoltà derivante dalle morti facili non basta ad esaltare un giocatore discretamente abile, poiché i pattern dei nemici sono ripetuti fino allo sfinimento e prevedibili, e il doppio salto del protagonista è rozzo e inadatto alle insulse sezioni platform presenti.
Persino l'unica meccanica utilizzabile per facilitare un po' le cose ai più piccini, i poteri magici di Knack, necessitano di accumulare energia da speciali cristalli, si ricaricano lentamente e vanno tenuti da parte per i gruppi di nemici più fastidiosi. Aggiungete a tutto questo artefatti segreti nascosti dietro ai muri, che solo un cieco non noterebbe. Checkpoint un po' troppo distanti l'uno dall'altro e boss fight dai pattern di poco meno prevedibili di quelli dei nemici base, e vi ritroverete davanti a un prodotto che è, a tutti gli effetti, un grosso passo indietro rispetto a videogame action platform di molte generazioni fa. Come se non fosse sufficiente, la natura next gen del titolo non la si vede nemmeno nel comparto tecnico. Già dal primo livello si notano le ambientazioni scarne e un livello di dettaglio poligonale non esaltante, ma trattandosi del tutorial la cosa passa in secondo piano. Quando però si arriva ai livelli successivi e si nota che la situazione non è migliorata di molto, è giusto iniziare a farsi delle domande. I modelli poligonali non sono di molto superiori a quanto sia già apparso in titoli dallo stile cartunesco su PS3. Le mappe, oltre che limitate, non vantano oggetti particolarmente elaborati né viste di grande effetto, e l'unico elemento curato pare essere proprio il costrutto controllato dal giocatore, Knack, composto da dozzine e dozzine di forme tridimensionali. La cosa assurda è che il motore, pur concentrandosi sui reperti di Knack, non sembra in grado di gestirli a meraviglia, visto che quando il nostro diventa davvero enorme, i cali di frame rate si notano. Cali nella fluidità in un prodotto così scarso graficamente non sono accettabili su PS4, così come non lo sono i problemi di interpolazione poligonale, che appaiono evidenti quando si attacca un muro o una qualunque struttura immobile. Il sonoro, perlomeno, è di alta qualità, con un doppiaggio in italiano degno di lode. Knack è la morte del game design, un gioco ripetitivo, privo di passione e genialità, che butta alle ortiche qualunque potenziale, attaccandosi come una zecca a una struttura mal calcolata e inadatta a ogni tipo di giocatore, grande o piccolo che sia. Qualsiasi scintilla abbia permesso a Mark Cerny di lavorare su alcuni dei più grandi titoli del passato, qui è completamente scomparsa, lasciando il posto a un cast di personaggi da dimenticare e a uno dei peggiori titoli di lancio della nuova generazione di console. Stupefacente. A me sembra un po' delicato, invece.